La maggiorana, Origanum majorana, è una pianta aromatica, originaria dell'Africa nord-orientale e dell'Asia orientale. Territori in cui cresce spontaneamente. In Europa invece, non riesce a svilupparsi in maniera spontanea, ma deve essere necessariamente coltivata. Appartiene alla famiglia delle labiate, che comprende anche origano, timo, cumino, anice e finocchio. Con l'origano, suo parente prossimo, la maggiorana, condivide anche il genere di appartenenza, Origanum. Oltre ad essere erbe aromatiche simili nell'aspetto e nel sapore rispetto all'origano comune però, la maggiorana ha un gusto più delicato. La pianta è caratterizzata da un fusto, dal portamento eretto, di colore rossastro, che può raggiungere i 60-80 cm di altezza. E piccole foglie di forma ovale, ricoperte da una leggera peluria. I fiori, raccolti in spighe, si presentano nelle tonalità del bianco e del rosa. La pianta emana un intenso profumo aromatico. E le sue foglie, fresche o essiccate, costituiscono una spezia molto diffusa nella tradizione culinaria mediterranea. La maggiorana è ricca di minerali. Ferro, calcio, rame, zinco, magnesio e potassio, e vitamine A, B, C e K. Contiene inoltre fitonutrienti fondamentali per la salute del nostro organismo, tra cui acido rosmarinico, tannini e flavonoidi. Le proprietà benefiche contenute nei fiori e nelle foglie la rendono una pianta adatta all'impiego in ambito erboristico, omeopatico, aromaterapico e cosmetico. Oltre che come spezia in cucina. Le foglie della maggiorana possono essere utilizzate, fresche o essiccate, per insaporire i nostri piatti. Le parti aeree della pianta inoltre possono essere consumate sotto forma di infuso. Infine, le proprietà benefiche contenute nei fiori e nelle foglie di maggiorana possono essere assimilate attraverso l'olio essenziale, impiegato per uso interno che esterno. In fitoterapia, la maggiorana può essere consumata sotto forma di infuso. L'infuso può essere utilizzato per far fronte a diverse e fastidiose patologie. L'infuso di maggiorana costituisce un rimedio naturale molto utile contro le affezioni gastrointestinali. Anche quelle accompagnate da diarrea, meteorismo e flatulenza. Contrasta il mal di pancia e favorisce la produzione di succhi gastrici, facilitando la digestione. Si consiglia di berlo subito dopo i pasti, 2 o 3 volte al giorno. In virtù delle sue proprietà antinfiammatorie, battericide ed espettoranti, l'infuso di maggiorana costituisce inoltre un valido rimedio naturale contro la tosse e il raffreddore. La sua azione calmante e sedativa, infatti, è in grado di contrastare questi fastidiosi disturbi. Per sfruttarne i benefici, si possono effettuare dei suffumigi, inalando per almeno 20 minuti i vapori prodotti dall'infuso bollente. L'infuso di maggiorana può essere utilizzato sotto forma di gargarismi per alleviare le infiammazioni della gola e del cavo orale. Chi soffre di stress o insonnia può trovare giovamento bevendo ogni sera, prima di addormentarsi, un infuso caldo di maggiorana. Questa tisana infatti agisce come calmante del sistema nervoso, placando l'ansia e favorendo il rilassamento. Infine, l'infuso può essere aggiunto all'acqua del bagno, ottenendo un effetto tonificante e profumato. Si consiglia di immergersi per almeno 10 minuti, effettuando un delicato massaggio su tutta la muscolatura del corpo. L'olio essenziale di maggiorana si ricava dai fiori essiccati della pianta tramite distillazione in corrente di vapore. Di colore giallo chiaro, quest'olio è utilizzato in fitoterapia e omeopatia per curare i disturbi più disparati. L'olio essenziale di maggiorana può essere impiegato ad uso topico per contrastare i dolori muscolari e reumatici. Basta scioglierne 15 o 20 gocce in un dito di alcol e massaggiare sulle parti doloranti. Per uso esterno, inoltre, l'olio essenziale di maggiorana può essere applicato direttamente sulla pelle per contrastare le macchie cutanee.
è sufficiente applicare qualche goccia sulla parte interessata, effettuando una leggera frizione. Inalato attraverso suffumigi o aerosol, l'olio essenziale di maggiorana è un valido alleato contro i malanni di stagione. Bastano poche gocce per curare il raffreddore, calmare la tosse, sciogliere il catarro bronchiale e liberare il naso chiuso. È molto efficace contro il mal di testa. Bastano 3 o 4 gocce di olio essenziale sciolte in un cucchiaino di zucchero per avvertire benefici immediati. Oppure si può massaggiare delicatamente la fronte con 1 o 2 gocce di olio essenziale per stroncare un mal di testa sul nascere. Per ottenere un effetto rilassante, si possono aggiungere 15 gocce di olio essenziale all'acqua del nostro bagno. L'olio essenziale di maggiorana aiuterà a distendere i nervi e favorirà il sonno. Chi soffre di ansia o si agita facilmente può sperimentare questo semplicissimo rimedio. Si versano 1 o 2 gocce di olio essenziale di maggiorana su un fazzoletto e se ne aspira l'aroma all'occorrenza. L'olio di maggiorana si utilizza per decongestionare le vie respiratorie. Aggiungendo dalle 6 alle 15 gocce in un diffusore ad ultrasuoni, il suo aroma, diffuso nell'ambiente, allevia tosse e raffreddore, liberando le vie respiratorie. L'olio essenziale di maggiorana è utilizzato nella produzione di alcune bevande superalcoliche, tra cui il vermouth. Ma anche nella preparazione di bevande analcoliche, salumi, salse e gelatine. Questa spezia, dal sapore intenso e al tempo stesso delicato, viene largamente impiegata nella cucina mediterranea e di tradizione rivierasca. Si presta molto bene ad accompagnare piatti particolarmente saporiti a base di carne o pesce. Ma è ottima anche in abbinamento a primi piatti, legumi, pizza o alimenti da gusto deciso. Quali funghi, noci e formaggi. In alcune regioni è utilizzata in alternativa all'origano, sui pomodori o nella pizzaiola. Si può utilizzare sia fresca che essiccata. Ma è consigliabile aggiungerla solo a fine cottura per evitare che il calore ne diminuisca le proprietà organolettiche. Come tutte le altre spezie, può essere utile integrarla nella dieta per ridurre il consumo di sale. Inoltre, il suo scarso apporto calorico, solo 272 calorie ogni 100 grammi, unito al suo naturale potere calmante e distensivo, la rendono particolarmente indicata per le persone che vogliano perdere peso. Come tutte le piante e le sostanze naturali, anche la maggiorana può avere delle controindicazioni o causare effetti collaterali. Al di là di particolari casi di ipersensibilità ai principi attivi che possono provocare la comparsa di allergie e reazioni cutanee, il consumo alimentare di foglie di maggiorana non presenta particolari controindicazioni. Invece, per quanto riguarda l'infuso e l'olio essenziale, se ne sconsiglia l'uso in gravidanza e allattamento. E ai bambini sotto i 12 anni. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.